40-40, diciamo, 60 a favore di Draghi e 40 contro. Tu pensi che ci sarà una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle? Ci saranno ripercussioni sui parlamentari? Ricordiamolo, i 5 Stelle hanno la forza parlamentare più forte, perché avevano preso il 32%, perché diciamo, come dicono in serata tanti rappresentanti dei 5 Stelle, rispettiamo tutti il voto e quindi devono votare tutti a favore del governo Draghi, i parlamentari, immagino. Quando Casaleggio questa sera, dopo l'annuncio del risultato, dice che comunque è molto rappresentativo questo voto, questo referendum, ha citato la SPD, il Partito Socialdemocratico Tedesco. Allora, siamo andati a controllare le cifre, che vabbè, sono stati molto di più quelli che si sono espressi a favore. La partecipazione è stata più alta, 463.000 iscritti, 362.000 partecipanti, e il 66% dei socialdemocratici tedeschi aveva detto di sì alla grande coalizione, che a proposito di rospi da ingoiare, anche lì è stato difficile, però diciamo che dopo la navigazione è stata, nel diciamo, migliore stile tedesco, molto tranquilla. Una volta presa una decisione politica non è che si fa polemica tutti i giorni. Ecco, questo forse da noi non sarà garantito. Scusami, ti ho messo in fila tante domande, quindi il metodo Rousseau comunque continua a funzionare. Devo anche rispondere a Guerzoni e a Sallusti, perché sì, non volevo dire quello che hanno detto loro, ma comincio a rispondere a te. Far votare, quanti sono quelli che hanno partecipato? 75.000 persone è sempre meglio che far decidere a 3-4 persone. Quanti hanno deciso nel PD che la linea che Orlando ha enunciato nel dibattito che abbiamo fatto, c'ero anch'io, 2 settimane fa, e disse: noi non aggiungeremo i nostri voti ai leghisti nemmeno se il premier fosse Superman. Quanti hanno deciso che quella linea lì era cambiata? Ma questa è la democrazia rappresentativa, Marco. Sempre. No, quello significa essere dei volta, quello significa essere dei volta gabbana a casa mia, ed è meglio ogni tanto sentire anche i propri iscritti, visto che la SPD li fa votare per posta e i 5 Stelle li fanno votare online. Dopodiché diciamo, la tribù 5 Stelle ha quelle regole e quindi ha fatto bene a rispettarle. Spaccatura? Per quanto riguarda la spaccatura, credo che ci sarà per forza qualcuno che non se la sente, che non ha lo stomaco così forte da votare un governo con Berlusconi e con quelli che gli hanno buttato giù i due precedenti governi. E qui vengo alla mia risposta a Sallusti e a Guerzoni. Non c'era nessun marziano tra gli elettori e tra gli iscritti 5 Stelle che non sapesse che in questa legislatura i 5 Stelle si sarebbero alleati con chi ci fosse stato per fare le loro riforme. Lo disse Di Maio in campagna elettorale: o prendiamo il 51% oppure andiamo con chi ci sta. Ci ha provato col PD e Renzi gli ha detto: non vengo. Allora hanno fatto il governo con la Lega, ma il boccino ce l'avevano loro, la maggioranza in Consiglio dei Ministri ce l'avevano loro, il Premier ce l'avevano loro. Le leggi più importanti le hanno fatte passare loro con i voti di Salvini. Reddito di cittadinanza, spazza corrotti, blocca prescrizione, decreto dignità. Nel secondo governo Conte hanno fatto il taglio dei parlamentari, avevano fatto il taglio dei vitalizi. Le grandi leggi di questa legislatura, che a qualcuno piacciono e a qualcuno no, sono targate 5 Stelle. In questo governo Draghi i 5 Stelle non toccheranno palla, perché avranno, se gli va bene, 3 ministri, non si sa ancora se designati da loro come tecnici oppure politici o misti, in un consiglio dei ministri di 22 persone, dove la loro presenza è diluita dal fatto che ci sono tutti i partiti dentro tranne la Meloni. Non riusciranno a conservare niente, e lo dimostreremo la prossima settimana quando verrà votato l'emendamento al decreto mille proroghe che cancella la legge Bonafede sulla blocca prescrizione e ci riporta indietro alla prescrizione precedente, quando c'era l'impunità generalizzata. È lì che si renderanno conto di essere stati gabbati, perché non contano più niente in questo governo, eppure sono il partito di maggioranza relativa. Forse prima di calarsi le brache avrebbero dovuto chiedere qualche garanzia in più
sulle battaglie che interessano i loro elettori. Dubito che i loro elettori si eccitino quando vedranno nascere il super ministero della transizione ecologica. Ma ripeto, magari mi sbaglio io. Allora,